Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti alla 21ª puntata in stagione di calcio di rigore. Stasera, come sempre, una puntata ricca di servizi. Diamo, come sempre, il benvenuto alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi. Torniamo a parlare di calcio dilettantistico qui a Calcio di Rigore. Come tutti i lunedì, anche questa sera tantissime le cose che andremo a vedere insieme. Partiremo come sempre dall'eccellenza, ci sposteremo poi in promozione dove andremo a vedere la vittoria del Russi sul campo del Gatteo. E poi questa sera non avremo servizio relativo al San Pietro in Vincoli, nella fattispecie Valchia Cesenati con San Pietro in Vincoli, perché è venuto un lutto in famiglia per l'operatore, al quale ovviamente tutto lo staff rivolge le nostre condoglianze. Ci sposteremo poi come sempre al di là del fiume Tavollo, quindi nelle Marche, con la promozione, il campionato del Gabice Gradara, che a piccoli passi cerca di emergere dalla zona play-out e ce l'ha fatta conquistando un importantissimo punto i danni dell'Olimpia Marzocca con la rete e il ritorno, quindi al gol di Bomber Muratori. E poi come sempre concluderemo con la prima categoria, ovviamente il nostro progetto sul calcio locale, con la diretta che avrete potuto vedere domenica su Rete 8 VGA relativa alla partita Romagna Vis Nova Feltra. E proprio il Vis Nova Feltra ritrova nuovamente il sorriso e ritrova anche un bellissimo bis di Mattia Stefanelli. Quindi rimanete con noi, 333 60 94 299 per interagire in diretta tramite SMS o tramite WhatsApp, ovviamente la nostra pagina Facebook calciodirigore.official. Per chi di voi volesse rivedere la nostra puntata, vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com. E allora, insieme al nostro graditissimo, direi, il nostro Daniele Giacomo, opinionista, avremo anche, conosciamo questo bis di ospiti che abbiamo con noi questa sera. Ciao innanzitutto a Giacomo Alpini, grazie. Ciao, grazie a tutti voi, ciao. Delusissimo. Parole. Delusissimo. E tra poco capiremo il perché. Ben ritrovato tra noi nei nostri studi a Simone Lilli, allenatore Torconca. Ciao Simone. Ciao, grazie per l'invito. Invece diamo il benvenuto nei nostri studi a Fabio Gentilini, portiere marignanese. Buonasera, grazie a tutti per l'invito. Ciao Fabio, tu devi sapere che Giacomo, la nostra mascotte, ci diceva prima, telecamere spente, che ieri tu hai cercato una rovesciata contro il Faenza addirittura. Sì, rovesciata è una parola grossa, però... Diciamo che le rovesciate sono altre, è andata fuori di poco, ma se era nello specchio penso che il portiere tranquillamente di petto la poteva stoppare e bloccare, insomma. Bene. Senti, quanto vi ha fatto bene la cura a Montarti fino a questo momento? I numeri parlano chiaro, ci ha fatto bene, specialmente noi giocatori, nel senso per un futuro, perché ci deve rimanere un po' di rammarico per l'esonero del mister Mancini e le dimissioni... di Benvenuti, perché come possiamo vedere la squadra che ha fatto Emanuele è più che buona e noi giocatori dovevamo, diciamo, smagnetizzare un po' l'annata dell'anno scorso gloriosa e calarci subito nella realtà dell'eccellenza, cosa che abbiamo fatto con l'arrivo del mister Montalti, che si è trovato al posto giusto, con i discorsi giusti, la mentalità giusta, al momento giusto, insomma. Mi trovi d'accordo. Simone, il campionato di Torconca alto e in questo momento forse si è stoppato un attimino il vostro percorso. Cosa è successo? Eravate a un certo punto in zona playoff e poi con il proseguo del campionato? Con il proseguo del campionato siamo venuti fuori dalla zona playoff. Però ancora mancano 9 partite, ci sono 27 punti a disposizione, dobbiamo giocare anche con le squadre che sono davanti a noi, non è ancora detta l'ultima parola. Certo che comunque siamo a 6 punti dalla quinta, non sono pochi, però ieri abbiamo fatto un buon pareggio dopo 2-3 partite giocate male e finite peggio perché abbiamo perso. È anche vero che abbiamo incontrato Diegoro, abbiamo incontrato Del Duca, quindi squadre sicuramente non semplici, però venivamo dalla partita col Dovadola, veramente una partita giocata molto male, quindi il pareggio di ieri è stato un qualcosa di importante, anche perché eravamo in svantaggio e ho rivisto sprazzi di entusiasmo, sprazzi di squadra di novembre-dicembre, quando avevamo fatto quelle 8 vittorie di fila. E soprattutto hai a disposizione nuovamente qualche infortunato che più ti è venuto a mancare, no? Sì, però è chiaro che in una squadra giovane come ho io, quando vengono a mancare dei giocatori di personalità che hanno fatto anche categorie superiori, vuol dire.
Però credo anche che nell'arco di un campionato gli infortuni ci possono stare, non sì. è una giustificazione, anche se è una squadra giovane, con quelli che c'erano, che si doveva, tra virgolette, fare queste 4-5 partite in questa maniera qua. Si poteva sicuramente fare meglio, mi auguro che serva da lezione e naturalmente per un allenatore avere tutti a disposizione è sempre meglio che non averli, questo è chiaro, perché le scelte possono essere anche diverse, non solo nell'arco della settimana o nell'arco di una partita, ma anche della stessa partita o di più partite. Però, ripeto, sono ancora 27 punti, sono tanti. Certo è che quando devi rincorrere non puoi sbagliare più di tanto. È bello anche sentire Simone che davvero sì, che sì. crede nella propria squadra e nei propri giocatori. E dalla semplicità di Simone passiamo alla depressione di Giacomo. Ahia. Ieri questo Bellaria ha perso uno scontro diretto per la salvezza contro la Sampierana. Purtroppo sì. Okay. Basta, hai già detto troppo. Diciottesima sconfitta è arrivata contro la Sampierana, diretta probabilmente della salvezza. E la Sampierana ha fatto una settimana d'oro, 6 punti in 3 giorni, quindi ha avuto anche il recupero mercoledì vincendo col Progresso, si è portata a una zona di classifica interessante. Adesso bisogna vedere come reagiranno quelle al di sopra, Sant'Agostino e Argentana in primis, però si fa interessante quella lotta. Allora andiamo a vedere con Veronica i risultati e la classifica nel dettaglio. Prego Veronica. Eccoci qua, allora partiamo da Cervia-Argentana 1-0, decide Casadei all'80esimo, Sampierana-Bellaria, come anticipava il nostro Giacomo Alpini, 1-0, Corticella-Granamica 1-2, Faenza-Marignanese 1-0, decide all'85esimo Marco Fontana, il Massa-Lombarda viene frenato dall'Olmedola sullo 0-1, il derby tra Real San Lazzaro e Progresso se lo giudica Real San Lazzaro per 2-1. Altro derby che si aggiudica questa volta invece il Rimini, 1-2 il risultato. Castrocaro Sant'Agostino a reti bianche, Faro Sasso Marconi 1-2 e questo classe davvero rivelazione che ferma la Savignanese sul 2-2. Savignanese con un uomo in meno da metà di secondo tempo. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere di questo girone è Alessandro Noselli del Sasso Marconi con 17 gol, Rimini con 67 punti, nona giornata consecutiva in vetta con miglior attacco 59 centri e migliore difesa 14, Sasso Marconi 56, quindi a 11 lunghezze di distanza, Sasso Marconi che ritrova Noselli, classe 49, Castrocaro 47, e Marignanese 43. Ci spostiamo poi nella zona bassa della classifica con Sampierana 29, Corticella 26, Faro 24, Cervia 23, Olmedola 20 e per il nostro Giacomo Alpini Bellaria e Giammarina 17 in zona rossa. Questi erano i risultati e la classifica. Allora Giacomo, andiamo a vedere anche la partita che riguarda da vicino Fabio, quindi abbiamo il gol e l'intervista a Montalti realizzata dall'ufficio stampa che ringraziamo del Faenza, sì. che ci segue sempre, ci teneva che lo salutassimo in diretta, quindi ringraziamo Giuseppe San Giorgi, si chiama. Ciao Giuseppe, ciao, grazie Giuseppe, ancora. Grazie. Andiamo a vedere appunto il servizio curato proprio da Giuseppe. Mister Maurizio Montalti della Marignanese, una bella partita vibrante qui al Bruno Neri, se l'ha giudicata al Faenza con la magia di Fontana sul calcio di punizione, un po' di rammarico da parte sua. Sì, un po' di rammarico perché anche oggi abbiamo fatto un importante possesso palla, abbiamo giocato un'ottima partita, un avversario importante, esperto, età media abbastanza alta, una squadra cinica che vive di calci piazzati, di episodi singoli. Però sicuramente Faenza è una squadra che in questo campionato dice tranquillamente la sua, adesso fa i suoi bei 40 punti, ha fatto punti con squadre importanti, Rimini, voi anche domenica scorsa è andata a pareggiare a Sasso Marconi, quindi stiamo parlando di una realtà di questo campionato. Noi siamo contenti, non è che dobbiamo fare tanto, dobbiamo continuare a lavorare sul progetto, a studiare diciamo, su quello che abbiamo iniziato, continuare ad arrivare a fine stagione, fare un sereno campionato e mettere... Eccoci. Salutiamo anche mister Montalti, sì, Daniele, amico. Che è spesso stato nostro ospite, poi sempre su, come dice spesso, no? Sulle ali come i gabbiani. Fabio ne saprà qualcosa, immagino. Fabio, allora, prima hai parlato benissimo di Maurizio Montalti, però vi siete ritrovati e nonostante la sconfitta, abbiamo visto i gol che hai preso ieri, questo qui è il gol, mi dispiace fartelo vedere, però è una punizione che ti ha sorpreso, ma devo dire che è stata calciata bene, eh?
Calciata bene, ho sperato fino all'ultimo prendesse la barriera, ma non è andata. Dai, se è sulle da colpe, dai, non ti puoi lamentare, se è sulle da colpe. No, no, passa e spinta magari ci si può arrivare, dai, devo stare un po' più sveglio, dico la verità. Nonostante la sconfitta di ieri, Fabio, però, sì, siete ancora quinti in classifica e siete in zona playoff. Quello che ti volevo chiedere io, sapendo che il tuo presidente è molto ambizioso, lo siete anche voi come giocatori, ci credete davvero nella possibilità di giocarvi fino alla fine questo posto valevole per i playoff? Ma guarda, noi, come dice il mister, arriviamo al campo felici, gliela mettiamo tutta durante la settimana, arriviamo alla domenica col sorriso e ce la giochiamo a viso aperto con tutti. Poi dopo, come capita con Rimini, prendiamo la scoppola, andiamo a classe, perdiamo. Ieri negli episodi sono stati più bravi loro e non ci poniamo limiti. Chiaramente la rincorsa che abbiamo fatto adesso sulle gambe, sulla testa, si fa sentire, perché comunque sia quando a metà ottobre hai 6 punti, ti ritrovi ai primi di febbraio ad essere, diciamo, salvo, va fatto un plauso a tutta la squadra, alla società e tutti quanti. Il discorso è che adesso siamo un pelo corti come rosa, cominciano le diffide, le squalifiche, l'infortunio di Santoni per noi pesa come un macigno, perché è il nostro top player, quello che salta l'uomo. Comunque sia, ripeto, cavalchiamo un po' l'entusiasmo perché che si respira Marignano, la società è felice, è contenta, i progetti erano quelli di salvarsi a aprile, maggio, a febbraio ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo mantenere almeno la posizione, perché sappiamo bene nel calcio che tutti questi filotti fatti a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, se stecchi marzo, aprile, maggio, la gente si ricorda solo di quello, quindi va bene il bel gioco, va bene tutto, però dobbiamo essere cinici al momento giusto, compatti al momento giusto. Rimaniamo su Fabio e chiedo al nostro Stefano Pappini di mandarci appunto le immagini relativi alla Marignanese, immagini di repertorio ovviamente, qui in particolar modo abbiamo appunto il ritiro della con Coppa, tutte no, quelle che ci sono. Ho scelto di non mettere i gol incassati. Grazie, simpaticissimo. Lo sai che ti voglio bene, lo sai, però c'era anche questa scena importante, perché giustamente l'anno scorso avete vinto il campionato, va ricordato, tutti prima dicevi complimenti alla società che a febbraio ci siamo già salvati, però ricordiamo anche gli spettatori che siete una neopromossa, certo, e questo certo va detto, ridetto e va fatto capire anche alla piazza di San Giovanni in Marignano. Quello che ti voglio chiedere io è questo: prima parlavi, le immagini avevi detto di no, però, sì, però scherzo però non hai preso gol, tranquillo, preso sì, dopo ne ho presi 4, ne ho fatte anche di peso con la partita. No, però Fabio, quello che ti volevo chiedere io, prima vedevo che a denti stretti mi dicevi abbiamo perso con i class, allora ti chiedo qual è stata la partita che ti ha dato più fastidio e qual è stato l'avversario che ti ha più sorpreso, togliendo i Rimini. Ovviamente. Il Rimini è fuori categoria, quindi non ne parliamo neanche, perché nel senso è un'armata, è illegale, diciamo, per l'eccellenza. Io penso che comunque sia il classe è la squadra più organizzata, perché poi cosa vuoi dire, un allenatore che è lì da 3 anni, è sempre in vetta alla classifica con un budget modesto e sono avvantaggiati secondo me in casa, perché hanno un campo di piccole dimensioni che li aiuta nel loro tipo di gioco, che chiaramente se giocassero nel sintetico magari qualche punto in casa lo lascerebbero per strada, che va ad intaccare la loro autostima, magari fuori casa possono, diciamo così, perdere qualche punto in più. Però diciamo che il classe secondo me è la squadra più organizzata del campionato nella fase di non possesso. Noi magari, non voglio essere presuntuoso, ma a livello di possesso forse siamo quelli che stanno dando qualcosa in più degli altri, diciamo. E poi ripeto, siamo felicissimi perché a budget, bene o male, i soldi che girano li sappiamo un po' tutti. Noi, la Fiariccione, il Classe, San Pierana, Bellare, comunque siamo 4-5 squadre che spendono molto meno degli altri, e quindi per noi che siamo nelle posizioni di prima classifica penso che, dai, ci rende orgogliosi, insomma, perché vuol dire saper lavorare con poco.
e faccio complimenti a voi giocatori e anche alla società. Grazie. Mentre chiedo al nostro Stefano Papini di mandare il prossimo turno, qui volevo interpellare anche Simone. Simone, togliendo il Rimini, che ovviamente, come ricordava Fabio, è fuori categoria, c'è qualche squadra che ti ha deluso, dato che sei un conoscitore di calcio anche di questa categoria, che ti ha deluso e che ti ha anche sorpreso? Ma io, avendola fatta 2 anni fa, quando siamo saliti, mi ricordo di squadre tipo il Progresso e il San Lazzaro, che erano delle squadre importanti. Poi sono andato a vedere anche una Savegnanese Progresso, ho rivisto giocatori che c'erano anche 2 anni fa, e questo secondo me sono le due squadre che stanno un pochettino deludendo, forse anche insieme, tu correggimi Fabio, forse anche insieme al Massa Lombarda, che magari non stanno facendo un campionato importante come magari potevano essere all'inizio con le proprie aspettative. Complimenti alla Marianese, complimenti al Riccione, che essendo delle neopromosse stanno facendo un campionato importante, lo stesso Castrocaro, che l'anno scorso, no, ha vinto i playoff, e anche lui è una neopromossa. Per il resto credo le prime due, la prima non c'entra niente con questa categoria. Il Sasso Marconi anche l'anno scorso credo che abbia fatto un campionato importante, sì. No? Poi quando c'è un giocatore che ti fa 20-25 gol all'anno, è tanta roba. Ecco, credo che sia questa. La Savegnanese è sempre la squadra che fa un buon gioco, ha un allenatore ormai che gli dà 13-14 anni, un grande allenatore dal mio punto di vista, e c'è dei giovani interessanti, fa sempre un campionato importante per l'età che hanno, no? Sì. Gioca qualche giocatore importante con giovani veramente, veramente bravi. Ecco, mi sembra questo, insomma, da quello che posso vedere. Da come sta andando il campionato, mi trovi d'accordo nella tua valutazione. Veronica, andiamo avanti con le categorie? Ebbene sì, intanto iniziano ad arrivare i messaggi, tra i quali forza Pietracuta, come sempre ribadiamo. Ci spostiamo in girone D della promozione alla 25esima giornata, dove giunge la sconfitta del Giovane Cattolica ai danni del Calcio Cotignola 1-2. Continua invece, procede a marcia davvero velocissima il Diegaro, che vince ai danni del Calcio del Duca 1-0. Valle Savio Reda 0-3, Gatteo Russi 0-2, Bacchia Cesenatico San Pietro in Vincoli 1-2, Fossoghea Savarna 0-2, Real Dovado La Stella, Decidere Sansone 1-0, Gambetto La Torconca 1-1 con i gol di Toscano e Ubaldi. Runque del Vice, poi Tropical Coriano 1-0, poi lo ricordiamo. Squadre invece per quanto riguarda la classifica, ricordando il capocannoniere del girone Denis Bali del Reda con 16 centri, troviamo, come dicevamo in precedenza, il Diegaro a 60 punti con la migliore difesa solo 12, i palloni raccolti in fondo al sacco. Anche qui a 11 lunghezze di distanza il Russi, 49 punti, Calcio del Duca con il miglior attacco, ben 42 i centri, 45 sono invece i punti, e poi in coabitazione Giovane Cattolica e Reda, 44 i punti. Troviamo poi il Torconca invece a 38 punti, raggiunge invece la zona play-out il Tropical Coriano 27, poi abbiamo Savarna, Real Dovadola, Bacchia Cesenatico, chiude il Valle Savio e il Fosso Ghiaia. Sì, sto guardando la classifica che va sempre di più delineandosi, anche qui in questo caso Simone, i Diegaro non c'entra niente con questa categoria. Sono d'accordo, cioè proprio, allora prima noi l'abbiamo incontrata all'andata, era una squadra comunque di livello, però non con quella squadra lì sicuramente magari lottava per le prime posizioni, ma non in questo livello. Poi una volta che hanno preso Antoniacci, hanno preso Nicolini, hanno preso Peluso, credo che proprio non... è un po' come Rimini, non c'entra niente. non c'entra niente, anche perché magari è una squadra che... sono quelle squadre che ti risolvono la partita in qualsiasi momento, quindi puoi dannarti l'anima, cioè devi fare non solo la partita perfetta, ti deve andare proprio tutto bene, no? Perché c'hanno giocatori che in qualsiasi momento ti possono risolvere il problema. Infatti vinceranno il campionato con qualche giornata d'anticipo sicuramente. Senti, su Russia qualcosa in più rispetto a Calcio del Duca, Giovane Cattolica, lo stesso voi come formazione San Pietro in Vincoli, oppure vedi un campionato dopo il Diegaro livellato?
ma secondo me anche in promozione sta la classifica si sta delineando con le squadre che all'inizio erano partite per essere protagoniste. In questo non c'era Russi, nel senso che noi li abbiamo incontrato cos'era novembre-dicembre, anche loro non si aspettavano di essere in quella posizione lì, però quando hai un bravo allenatore, quando hai giocatori magari giovani ma comunque bravi e qualche uomo di esperienza, poi prendi pochi gol come lo prendono loro, puoi fare un campionato di questo livello. Ha avuto un momento di calo dopo diverse vittorie di fila, però adesso si stanno riprendendo alla grande. Secondo me arriveranno fino alla fine e riusciranno a stare lì. Però ecco, Cattolica, specialmente dopo il cambio con acquisti, con giocatori che sono arrivati, lo stesso Reda, lo stesso Del Duca, sta arrivando anche San Pietro in Vicoli, perché ancora 4 punti non sono tanti. San Pietro in Vicoli era una di quelle squadre che insomma era partita per ben attrezzata per vincere, cioè per stare lì davanti, per provare a vincere il campionato. Ecco, forse la delusione il Coriano, ecco, se vogliamo metterla proprio come delusione importante rispetto anche al campionato che avevano fatto l'anno scorso, rispetto anche ai giocatori che hanno e che avevano acquistato. E non sei ecco, primo, forse il dici. Coriano, però credo che poi il livello, cioè la classifica sia questa. Per quanto riguarda noi, ci proveremo fino alla fine, anche perché, ripeto, crederci, tra non credersi e crederci è la stessa cosa, però crederci ti fa stare meglio. Esatto, esatto. E poi Simone è anche ambizioso, no? Diciamolo. Beh, insomma, nello sport come nella vita, se non sei ambizioso non vai da nessuna però ci vuole quell'ambizione giusta, quell'ambizione sana e quella voglia di essere protagonisti, sapendo che nel calcio non dipende solo da te, ma dipende da 20 persone, certo. Se vediamo la società, sono anche di più. Società, giocatori e staff tecnico sono fondamentali nel gioco del calcio. Veronica. Allora andiamo a vedere il servizio, Daniele, che riguarda la partita tra Gatteo e Russi. Vittoria all'inglese per i russi, che vince tra le mura esterne del Gatteo e mette in cassina 3 punti fondamentali, più 4 sul calcio del Duca e più 5 in classifica sul giovane Cattolica, rimanendo però invariato in meno 11 di distanza dal Degaro. Padrone di casa in maglia bianca, avanti già al primo con un tiro di Lasagni che termina abbondantemente al lato. Ospiti invece avanti dalla bandierina, traversone respinto, tiro proibitivo di Ravaioli che termina alle stelle. Ancora Russi in avanti, soluzione della distanza scelta anche da Coralli che si alza sopra la porta, difesa dall'attento Guerra. Il Gatteo attende, vigila e cerca di colpire. Ci sarebbero tutti gli estremi per un penalty, per un atterramento in area avversaria, ma i direttori in questo caso sorvolano, mentre dall'altra parte il Russi alza la tensione con Benvenuti che viene chiuso sul più bello dall'uscita tempestiva di Guerra. Ma lo stesso attaccante si fa perdonare l'azione dopo, quando su una discesa di Fabbri Guerra ci mette i pugni sulla respinta, lo stesso numero 7 infila la porta sguarnita. 1-0 ed esultanza per i falchetti. In contropiede, 2 minuti più tardi, il Russi potrebbe già mettere in cassaforte partita e risultato, ma lo scavetto di Fabbri si spegne sul palo. La reazione di Gatteo sta in questo calcio piazzato sicuramente da dimenticare. Più convincente invece il primo attacco nella ripresa, che porta a salvataggio sulla linea di porta da parte dei falchetti. Il Russi invece si divora il 2-0, Ibricic protegge bene il pallone, scarica su Benvenuti che calcia incredibilmente alto. Episodio chiave del match quando Pasculli, involato verso l'area avversaria, viene atterrato e stoppato come ultimo uomo dal portiere Casadio, che puntualmente dal direttore di gara viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco. Tra i pali prende il suo posto Menghi, autore da subito di una parata super da calcio piazzato che strappa applausi ai presenti in tribuna. Il Russi, nonostante l'inferiorità numerica, colpisce in contropiede con la propria ala, andando a bersaglio con Fabbri. Gatteo a questo punto che non ci crede più, ma continua comunque ad essere pericoloso da calcio piazzato, ma Menghi risponde da campione, mentre in contropiede Ibricic dall'altra parte calcia addosso all'attento Guerra. Finale tutto del Gatteo con una combinazione volante che si spegne alta e con un tiro bloccato senza problemi da Menghi. Ultimo sussulto del Russi con una punizione da brivido per Fabbri, mentre il Gatteo ci tiene quantomeno a realizzare la rete della bandiera, ma i tentativi dei padroni di casa si spengono sopra la traversa della porta difesa da Menghi. San Pietro i vincoli per il Russi, Polisportiva Stella per il Gatteo, i prossimi avversari per dare continuità e risalire la china. Fabio, avevo visto Menghi, non è facile entrare così a freddo ed essere subito protagonista con quella parata sul calcio piazzato. È stato bravissimo, lui lo conosco, diciamo che tra i pali è molto bravo e la cosa bella di entrare così a freddo è che ti viene una scarica d'adrenalina incredibile, perché comunque il portiere quando gli viene assegnato il numero 12
9 volte e mezzo su 10 si fa tutta la partita in panchina. Quando succede una roba del genere si viene colti da una discreta carica. E quindi dai, sono contento per lui comunque, che è un bravo ragazzo e se lo merita, anche perché è un bravo lavoratore durante l'allenamento e fare tanta panchina scoccia, però so che il ragazzo che fa il titolare è un giovane, se non vado errato, e me ne hanno parlato tutti molto bene, quindi sì, così. Casa Dio. Allora, andiamo a vedere proprio le immagini di repertorio del Torcon, che volevamo chiedere qualcosa in più anche a Simone. Simone, allora, domenica prossima sarete protagonisti in casa contro il Bacchia Cesenatico, sicuramente un avversario da non sottovalutare nonostante il terz'ultimo posto in graduatoria, no? Sì, sono come dicevo prima, se la squadra, se vogliamo tutti quanti provare a riaprire un pochettino la partita playoff, sono quelle partite che non puoi sbagliare. E quindi veniamo, ripeto, da un buon pareggio che ci dà sicuramente un pochettino più di autostima rispetto alle ultime partite, anche perché, come dicevo, eravamo in svantaggio, recuperarla non era semplice. E adesso affrontiamo il Bacchia, che tra l'altro l'andata ci avevamo perso 1-0, ci aveva battuto, e è un momento di difficoltà, però comunque sia, se noi abbiamo l'obiettivo di riprendere i playoff, loro hanno l'obiettivo di uscire dalla zona playout, quindi sicuramente non verranno da noi per cercare di portare via la massima posta, o perlomeno non perdere, quindi non sarà semplice. Qui ti voglio stuzzicare, abbiamo visto il derby d'andata con i Cattolici, siete più forti voi o la giovane Cattolica? Beh, i risultati, hanno fatto un pareggio e ci hanno battuto, quindi quest'anno è stata più forte la giovane Cattolica. Ma c'è così tanta differenza tra voi e loro? Nonostante i risultati che ma vedete. Guarda, io allora la partita di andata, adesso cerco di essere abbastanza obiettivo, no? La partita di andata noi abbiamo fatto un pareggio alla fine, per quanto mi riguarda, meritato, però se loro vincevano non avevano rubato assolutamente niente, ok? Il girone, la partita di ritorno hanno vinto, noi siamo stati un pochettino ingenui, abbiamo commesso degli errori abbastanza importanti, con quelle squadre lì non te lo puoi permettere. È chiaro che poi dopo vai a vedere le forze in campo, vai a vedere la distinta di una squadra, vai a vedere la distinta dell'altra, e ci può stare che puoi perdere contro la giovane Cattolica anche in quel modo lì, però vai a vedere alla fine della partita, soprattutto l'ultima che abbiamo fatto, non abbiamo sfigurato assolutamente, e questo per un allenatore è comunque una cosa importante, perché vuol dire che c'è del materiale su cui lavorare e c'è sempre la speranza e la possibilità di rifarsi la partita successiva. Questo era importante per me con il derby, certo era importante anche portare via i punti dal campo, no? Però la vai a analizzare, ci hanno messo molto del loro, ma ci abbiamo messo anche molto del nostro. È bello. Ci abbiamo messo molto del nostro. È bello sentire Simone. Va bene, tra poco ci sposteremo da te in promozione marchigiana. Diamo la linea per 1 minuto e mezzo alla pubblicità e poi rientriamo e andiamo su Veronica. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful. Oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Entriamo in studio, questa volta come dicevo prima ci spostiamo in promozione marchigiana. Prego la regia di mandarci risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Eccoci qua, 20ª giornata promozione Girone A. Iniziamo con Passa Tempese Audax Piobico 3-2. Audax Piobico che in settimana ha avuto la meglio sulla Vigor Castelfidardo per 3-2 nella gara di recupero. Olimpia Marzocca Gabice Gradara 1-1, davvero una vittoria negli ultimi 8 incontri per quanto riguarda l'Olimpia Marzocca, che è in un periodo decisamente molto delicato. Big match di giornata tra Atletico Alma e Ilario Lorenzini, 0-1, prosegue la capolista con la sesta vittoria consecutiva. 2-2 invece fra Belvedere e Laurentina, nuova Real Metauro Moie Vallesina 2-3, davvero colpo sorprendente in questa seconda parte di stagione, sta facendo davvero molto molto bene la nuova Real Metauro. Scontro diretto fra Villa Musone e Osimana, 3-2 per il Villa Musone, che qui davvero un ottimo colpo del Villa Musone. Vigor Castelfidardo ferma sul pareggio l'FC Senigallia 2-2, Vigor Castelfidardo che ha esonerato mister Marincioni, al suo posto in panchina Massimo Busilacchi, ex Passatempese. Vigor Senigallia Valfoglia 0-2, davvero un risultato a sorpresa. Diamo allora uno sguardo anche alla classifica, ricordando che il capocannoniere del girone è Denise Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 17 reti. Allora entriamo nel vivo del campionato a 10 giornate dal termine. Troviamo sempre in vetta Ilario Lorenzini con 47 punti, ottava giornata consecutiva in cima alla classifica. Miglior attacco 35 centri accanto all'Olimpia Marzocca e migliore difesa solo 16 i centri subiti. In zona playoff poi Atletico Alma 38 punti, Olimpia Marzocca 33, Moie Vallesina 32, FC Senigallia, quindi resta invariata la zona playoff. Poi abbiamo Vigor Senigallia, conquista punti di Passatempese e Villa Musone. Entra invece in zona playout la Laurentina, Vigor Castelfidardo 22, 14ª posizione per il Gabice Gradara 21 punti, 8 quelli in casa conquistati, 13 in trasferta, 5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte. E poi a chiudere l'Audax Piobico 15 e Belvedere 14. Questa dunque è la situazione per quanto riguarda il campionato di promozione Girone A Marche. E allora direi che possiamo andare a vedere con il nostro regista Stefano Papini quello che è successo sul sintetico di Senigallia tra Olimpia Marzocca e Gabice Gradara. Ancora una volta in extra time il Gabice Gradara riesce a strappare un prezioso punto, questa volta ai danni dell'Olimpia Marzocca. Rammarico per gli anconetani che vedono sfumare così la vittoria al 93esimo grazie al centro di William Muratori. 3-5-2 nuovo modulo per gli adriatici privi dello squalificato Rossi, Palazzi out fino a fine marzo per infortunio, fuori anche Arduini, Greco e Facondini, ritrovano la casacca da titolare Deja e Terenzi. Sul sintetico del G. Bianchelli va in scena un primo tempo piuttosto tiepido, emozioni centellinate. All'ottavo minuto la punizione di Costa viene deviata col braccio da Pesaresi, il direttore di gara non ravvisa irregolarità. Il 25esimo protagonista nuovamente Pesaresi da calcio piazzato, volo plastico di Broccoli.
Al 39esimo cross di Costa, stop di testa di Muratori, girata di prima intenzione, sfera alta. L'altro accade, stessi 22 in avvio di ripresa, più piacevole Olimpia Marzocca alla ricerca della rete. All'ottavo minuto Gianfelice dal limite prova il lob, Broccoli non ha problemi. Risponde il Gabice Gradara, prima al 15esimo con Terenzi, la sua conclusione taglia l'area, poi al 19esimo con Costa che non riesce ad imprimere la giusta potenza. Dalla parte opposta è la volta degli anconetani, al 22esimo Andrea Sabatini offre un imitante pallone al centro, Pesaresi manca il tapin. Pericolosi nuovamente i locali al 25esimo con Andrea Sabatini che cerca ma non trova l'angolino basso alla destra dei Broccoli. Il gol è nell'aria e giunge al 29esimo con l'inzuccata di Pesaresi, lasciato libero di colpire a rete. Il Gabice Gradara getta il cuore oltre l'ostacolo dentro Simoncelli e Cesaroni per affinare l'attacco. Il tentativo di Ceramicola non risulta efficace e allora si passa al 47esimo con i rossoblù che gonfiano finalmente il sacco. Tebaldi ruba palla nella tre quarti e attiva Ceramicola che la mette in mezzo, ribattuta corta. Simoncelli, pallonetto, Carbonari non trattiene ancora. Simoncelli traversa sulla sfera, si getta Muratori che di testa gonfia il sacco, regalando così un punto ai rossoblù. Terzo centro stagionale per il centroavanti adriatico che rompe il silenzio durato ben 10 giornate. Segnali importanti dunque da parte del Gabice Gradara che 10 giornate dal termine vuole continuare ad inseguire il sogno salvezza. Al G. Bianchelli finale Olimpia Marzocca 1, Gabice Gradara 1. Ebbene Giacomo, è stata un'impresa quella del Gabice che è riuscito comunque a pareggiare contro la prima della classe. Come l'hai visto nel servizio di Veronica? Io dalle immagini che ho visto è un punto meritato che è fondamentale per, soprattutto per il morale ma anche per la rincorsa a questi play-out. Però ho visto bene, ho visto che ha creato, ha subito poco, e lì c'è stata quella disattenzione in difesa che ha creato colpire il giocatore, ha colpito proprio da solo. Quindi questa è proprio una disattenzione che il Gabice Gradara non si deve permettere, però la reazione è stata veramente buona. Quindi sicuramente positività arriva molto dopo positivo, questo pareggio. Molto positivo. Invece Veronica chiedo, sicuramente il rientro di Muratori, quanto cambierà secondo te l'andamento in questa stagione, soprattutto nel finale di questo campionato per i Gabice? Ma sicuramente Muratori è uno di quei giocatori, una vera e propria bandiera, quindi un fondamentale per quanto riguarda il reparto offensivo del Gabice Gradara che si è sbloccato, quindi nel sabato precedente con Rossi, questa volta con Muratori, quindi mancano un po' all'esame Cesaroni e nonché il giovanissimo Marchetti, quindi l'augurio è proprio quello, insomma, che il reparto offensivo continui a produrre gol, perché obiettivamente come abbiamo visto anche dalla classifica ci sono pochi punti che distanziano quindi le squadre in zona play-out, quindi basterebbe davvero poco per uscire da questa zona altamente delicata, quindi l'obiettivo di inizio anno era proprio quello di salvezza, diciamo. Poi le prime 8 giornate hanno fatto gridare così tra virgolette al miracolo, poi si è tornato un po' con i piedi per terra e certo è che appunto un giocatore così duttile come William Muratori è ovviamente fondamentale. Eh sì, andiamo a vedere con Stefano Papini il prossimo turno, perché come dicevi tu ci sono sfide particolari e anche delicate. Gabice proprio, vediamo proprio la prima. Eh sì, Gabice Gradara contro Atletico Alma, quindi davvero anche qui sarà ardua la sfida per il Gabice Gradara che va ad affrontare la seconda in classifica, quindi altro big da affrontare domenica allo stadio Magge alle ore 15, quindi Gabice Gradara Atletico Alma. E poi abbiamo Ilario Lorenzini che inizia a sentire il profumo di eccellenza, che si affronterà questa nuova Real Metauro che come dicevamo in precedenza sta facendo davvero molto molto bene. Audax Piobico incontrerà invece l'Olimpia Marzocca e poi c'è questo scontro diretto in zona play-out tra Laurentina e Vigor Castelfidardo, insomma, quindi davvero ancora tutto si può decidere soprattutto per quanto riguarda la zona play-off della classifica e ovviamente anche la zona play-out. Ebbene, dalla promozione marchigiana ci spostiamo in prima categoria, questa sera due servizi particolari, uno sul punto del girone, quindi relativo a tutte le squadre che lo compongono, e anche poi il solito servizio inerente alla formazione della nuova fritta squadra entrata nel circuito di VGA. Andiamo con Stefano Papini, risultati e classifiche, qui ci sono davvero risultati anche a sorpresa. Gia Marina Colonnella 3-0,
Miramare Sant'Ermete 0-1, Junior San Clemente Spontricciolo 2-0, Real Miramare Sporting Villalta 4-1, Pietracuta Verrucchio 2-2, il Pietracuta proprio al 94esimo subisce il pari e dunque lascia la leadership dopo solo una settimana nuovamente all'Igea Marina. Granata Virtus Poggio Berni 2-1, Morciano Calcio Vis Misano 0-2, Lumagna Vis Nova Ferte 0-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, si giocava la sesta giornata di ritorno, lo ricordiamo ancora una volta, 21esima complessiva, Igea Marina al comando con 46 punti, segue il Pietracuta 45, Verrucchio 36, Granata 34, Real Miramare Vis Misano 31, Morciano Sant'Ermete 30, Vis Nova Ferte 29, Junior San Clemente 28, Colonnella 27, Miramare 27, Spontricciolo 26, Virtus Poggio Berni 21, Lumagna 16, Sporting Villa Alta fanalino di coda con 8 solo lunghezze. Va benissimo, andiamo a vedere adesso il punto del girone, tutte le squadre coinvolte in questo servizio. 21esima giornata, sesta di ritorno, 9 alla fine, 27 punti in palio. Nei cammini di nostra vita, recitava Dante, potrebbero risultare fatali quelli persi dal Pietracuta, che Sant'Ermete permettendo nei derby tra Nova Ferte e Verrucchio perde punti preziosi, come i due persi nell'ultimo turno a favore di un Verrucchio che ristabilisce l'equilibrio in campo grazie a un gol in pieno recupero siglato da Gabellini. I gol di Fratti alla formazione di Conti sembrano non bastare. Fregnani dalla panchina si morde le mani e Costa, discepolo di Zeman, porta a casa un pari sperato, mantenendo la terza piazza del torneo. A ringraziare le due litigate a godere è la terza incomoda chiamata Igea Marina, batte con un trisi Colonnella e riconquista a distanza di 7 giorni la leadership del torneo, confermandosi miglior difesa incassando solo 13 gol, mentre Pietracuta e Real Miramare risultano essere il miglior attacco con 41 gol all'attivo. Ma andiamo con ordine, ad insidiare la terza poltrona c'è il granata del sorprendente Andrea Cantoni, torna successo contro l'ostico Poggio Beni che una settimana prima aveva fermato la capolista Igea al suo secondo scivolone dopo la sconfitta con Romagna. Il Real Miramare di un super docente strappa applausi e convinzione nei propri mezzi, strapazzando il fanalino di coda Villa Alta e decretando che l'ex bomber del Rimini, salito a quota 19 centri in stagione, è fuori categoria. A quando l'arresto? Arresto che ci vorrebbe anche per Mattia Stefanelli, ritornato quello dei tempi migliori, che con una doppietta d'autore scaccia cattivi pensieri a squadra e piazza chiamata Nova Feltria. Ora Morciano, Vis Misano e Real Miramare sono avvisate. Proprio nel derby della Valconca il Misano strappa applausi vincendo all'inglese in casa del Morciano. Passarino si traveste da passero solitario e rifila una doppietta che emette speranza agli adriatici. In mezzo a tutto questo caos c'è il Sant'Ermete di Alex Martino, formazione sorniona di inizio torneo, da bella addormentata a brutto anatroccolo. Se Paperino continua ad essere la mascotte della squadra, in campo Castiglioni si traveste da zio Paperone. 3 punti e soldi in arrivo che equivalgono al successo chiamato 8° posto a -1 dalla zona playoff. Si tira fuori dalle sabbie mobili lo Junior San Clemente, che inguaia uno Spontricciolo sempre più riconoscibile in questo giro di ritorno, da matricola terribile a top horror, come Miramare che sprofonda sempre più in basso, mentre il Colonnella, appena una lunghezza sopra dello Spontricciolo, si affida a un attacco che segna con i contagocce e una difesa che tra Nova Ferte ed Igea ha incassato ben 7 reti. Romagna e Villa Alta paiono spacciate, attaccati all'ancora della salvezza rimangono quelli del Poggio Berni. Salvagente previsto invece per tutti dalla quart'ultima Spontricciolo alla 7ª chiamata Morciano. In paio punti playoff, ma anche punti salvezza, dato che tra il paradiso e l'inferno ci sono solo 4 lunghezze di distanza. Solo 4 lunghezze di distanza, un girone molto equilibrato. Tu ieri sei andato a vedere la capolista Igea che ha battuto 3-0 il Colonnella. Che idea ti sei fatto di questo girone? Ora, per quello che riguarda il girone, vedo che veramente è abbastanza, non dico equilibrato, perché la parte alta si è leggermente staccata, però per quello che riguarda la zona playoff e la zona playout siamo tutti veramente, tutte le squadre sono lì a pochi punti. Quindi esempio la Nova Feltria, che stiamo seguendo in maniera particolare, con un paio di vittorie è riuscita a portarsi già quasi alla zona playoff. 2 punti. Quindi è un campionato ancora molto interessante per quello che riguarda quella lotta. Bello per quello che riguarda la lotta al vertice. Ieri sono andato a vedere l'Igea Marina, ha vinto molto bene, ha vinto con voglia e con carattere, aggredendo subito la partita, anche se il Colonnella all'inizio gli aveva dato filo da torcere, perché si difendeva in 11 e ripartiva abbastanza bene. Però ieri veramente la squadra di Vanni aveva quella gran voglia di ribaltare il periodo sfortunato che c'era nelle ultime giornate. E c'è riuscita molto bene. Andiamo a vedere allora le due prodezze di Mattia Stefanelli, uno dei quali un Eurogol davvero tutto da gustare nel servizio contro la Polisportiva Romagna.
Cambio soprattutto nella testa e poi dare tutto. Non va fitta da brividi questo giro di ritorno. Fatale poteva essere la sconfitta con Real Miramare, dove si è passati dall'1-3 al 4-3 finale. Ma poi col proseguo del campionato sono arrivati quattro sorrisi chiamati Poggioberni, Colonnella, Granata e Romagna, con in mezzo il pari di Miramare. 13 punti Cassina nell'ultimo mese, 13 come i gol di un super Stefanelli, tornato bomber di razza come ai tempi d'oro delle giovanili del Cesena. E domenica al Comunale arriva la capolista Egea. Partita da 1x2, ma chi azzeccherà il risultato sarà considerato in vino, dato il momento della compagine gialloblu. La partita con Romagna è di alte aspettative, padroni di casa ben messi in campo, Nuova Fertia che danza su velluto quando in acrobazia di tacco colpisce con Sebastiani, ma è altrettanto spettacolare nel volo il portiere Fabbri, portierino classe 1995. Solfrini agita lo spicchio di curva riservato al settore ospiti con la conclusione murata dalla retroguardia del Nuova Fertia. L'assedio del Romagna prosegue quando Gianfanti chiama la respinta di pugno l'attento Ronci e non accenna ad arrestarsi quando lo stesso Solfrini trova un diagonale velenoso che Ronci respinge distendendosi alla propria destra. Stefanelli dall'altra parte cerca di riportare la partita in mano ai gialloblu, ma la conclusione è da dimenticare, più preciso quando dall'angolo di Fraboni salta in cielo, ma il suo colpo di testa viene neutralizzato da Fabbri. Entriamo nel cuore della partita. Fraboni da calcio piazzato pennella una traiettoria a fin di cotone con Fabbri che con un balzo felino vola all'incrocio. Da rivedere la prodezza del fantasista di Nuova Feta e la spettacolare parata del portiere di casa che ricorda Edesa, portiere dell'Arabia Saudita ai mondiali USA 94. Ad inizio ripresa, Romagna è pericoloso con questa punizione. Sfera gettata al centro dell'area di rigore, ma sia Vaccari che Gianfanti mancano l'appuntamento con i gol. Reazione di Nuova Feta, Sebastiani al centro, Stefanella domestica, tiro di Cupi centrale, Fabbri c'è. Preludio al gol. Fraboni dalla solita mattonella chiama un altro volo plastico il portiere Fabbri. L'azione dopo porta a una punizione. Amantini batte con scaltrezza. Cupi per un attimo usa piedi da fornaio e Stefanelli da operaio vero getta in mezza rovesciata il pallone in fondo alla rete. C'è tutto, potenza, precisione e senso del gol. Minuti di recupero. In azione sammarinese si ripete. Va via con una solo personale. Innesca il turbo, muscoli allo stato puro, resistenza da Walker Texas Rangers e degli innocenti che vola a vuoto e Fabbri che viene battuto per la seconda volta. Ora, per il 13° centro, è proprio il caso di mettere le ali. A chi la dedica? La dedico al mister, alla squadra e a tutti quelli che ci stanno vicini, perché è una vittoria molto molto importante. Sassi dall'altra parte ricorda la buona prova dei suoi e ci tiene a ribadire. Sono rimaste 9 partite, saranno 9 finali per noi e ai ragazzi non si può dire nulla, perché anche oggi fino al 95° hanno corso, hanno dato tutto quello che avevano. Bisogna continuare così sperando che la ruota giri, ma comunque sono 9 partite, può succedere di tutto e non dobbiamo mollare assolutamente niente. Nono posto in classifica per i gialloblu ospiti. Penultima posizione invece per il Romagna, 9 battaglie di fuoco, 27 punti ancora in paio, guai a mollare. E dunque si è visto la doppietta di Stefanelli, siamo in chiusura, prossimo turno andiamo a vederlo con il nostro Stefano Papini, ho segnato 3 sfide delicate, per l'appunto c'è il Pietracuta che va a giocare contro il Colonnella, una partita che sicuramente vuol dire tanto, Nuova Feltria Igea e poi abbiamo anche il Misano impegnato contro il Miramare. Salutami Luca da Pietracuta, da Nuova Feltria che ci scrive e ci saluta. Assolutamente sì, ciao Luca. Ecco, chiedo di fare un commento in diretta del gol di Stefanelli. Perché ieri... Splendido, una prodezza balistica davvero spettacolare. Il primo o il secondo? Tutte e due. Secondo è svenuto il difensore, lì è svenuto. Chiedeva la telecronaca in diretta, però è meglio che non lo facciamo, se no si spacca lo studio. Va bene, ringraziamo, saluti finali, grazie Veronica Lisotti. Grazie a te Daniele, appuntamento come sempre calcio di rigore, lunedì sera 19:55. Grazie a Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Grazie all'allenatore Torconca Simone Lilli. Grazie. Ciao, Simone. Alla prossima. E infine al portiere della Marinanese Fabio Gentilini. Grazie. Ciao, ancora. Grazie ancora per l'invito. Tutto sul Rimini Calcio adesso con Sport Up. Grazie da Daniele Emanuelli e Veronica Lisotti.